lei non trova più il marito e uno dice, poraccio, aveva la mia borsa, cioè il problema non è il marito, è la borsa. Che una roba questo gadget ce l'hanno dato qui in piazza, è un... Chi è costui? Paolo, tu puoi darti... Della Lega e Angelo Ciocca è quello che ha sbattuto la scarpa sulla, sulla quando Pier Moscovici bocciò la manovra a dicembre dell'anno scorso, si presentò alla conferenza stampa di Moscovici, andò dietro Moscovici, prese la sua scarpa e la batté sul documento che bocciava la manovra. Eroe. Gesti che restano nella lotta di un paese e però sta qui pronto per una nuova campagna elettorale con questo emoticon qua. Profumatore, preparato dal nostro Angelo Ciocca. Io ho avuto l'onore di stare con Salvini 3 anni a Bruxelles. Salvini dorme 3 ore al giorno, è una dote, deve ringraziare la mamma, il papà e il buon Dio. 3 ore al giorno dorme. La mamma, il papà e il buon Dio. 3 ore al giorno. Si chiama insonnia, è un problema. È un problema. No, dicevo miracolo, no, è insonnia. Sta cosa che quelli che non dormono sono fighi, pure Berlusconi diceva che dormiva mai la notte, ti ricordi? Ok, dopodiché. Serata meravigliosa, una piazza così non si era mai vista. Qualcuno diceva che prima nel bar c'era sempre il solito stolto, lo sciocco che arrivava e faceva la battuta. Tutti lo prendevano in giro e poi lo mandavano via. Oggi gli sciocchi riescono ad andare sui social e farsi vedere sciocchi e stupidi in tutto il mondo. Basta! Questo momento d'autocritica è stato molto apprezzabile.